hai introdotto degli argomenti e sentivo per esempio a che ora vieni, sì, alle 8:15, così. Mi è venuto in mente un po' di questi linguaggi subliminali, cioè parliamone un po' di questi linguaggi subliminali, cioè come si può, che cos'è un linguaggio subliminale, cioè che, come può agire nell'inconscio di una persona, ecco, spiegacelo un po' in maniera più chiara. Beh, se lo spiego in maniera chiara non è più subliminale, questa è la precisazione importante. Ma di nuovo, vediamo un esempio. Allora, prendiamo, perché io li trovo molto simpatici gli psicoanalisti e ho imparato veramente tantissimo. Allora, il paziente che arriva nello studio dello psicoanalista in ritardo per due volte, che cos'è? Un paziente in resistenza. Quindi sarà necessario intensificare l'istituto o comunque prolungare il trattamento. Il paziente invece che arrivasse per due volte in anticipo è un ansioso, quindi abbiamo un altro problema da affrontare, da lavorarci su. E il paziente che arrivasse puntuale per due volte consecutive è un ossessivo, chiaramente. Quindi, come vedete, ecco un modo analogico e subliminale di far sentire uno sempre in dipendenza, in bisogno di aggiustare qualche cosa. In questo periodo si parla molto di stalking, femminicidio e così via. In realtà una delle prime cose che fanno normalmente gli stalker, parlo degli uomini, è quello di far sentire inadeguate le loro donne, quindi rendere la loro vita difficile, impossibile anche su questo piano. Che vuol dire subliminale? Vuol dire sotto la soglia della consapevolezza cosciente. Non è poi così difficile. Se vi ricordate, quante cose è in grado di controllare contemporaneamente la mente cosciente? Sette. Sette, più o meno due. Il famoso magico numero 7 di Miller. Perché? Perché di più la mente cosciente va in sovraccarico. Che vuol dire? Che se alla stazione, mentre sei in fretta con la borsa, la valigia, eccetera, uno ti dà una botta, eccetera, ti frega il portafoglio senza che neanche tu te lo accorga. Cioè, in quel momento sei in sovraccarico, stai tornando a casa, sono le due di notte, sei donna, c'è la borsetta, c'hai i tacchi, c'hai questo, quest'altro. In quel momento ti squilla il cellulare, si apre il portone, senti dei passi e così via, la chiave non la trovi, non riesci ad infilarla. C'è un gesto, qualche cosa che sai fare a occhi chiusi e che fai normalmente, in quel momento di sovraccarico per giunta emotivo perdi la capacità di fare. Ma abbiamo anche detto che al di sotto di certi stimoli la mente cosciente si addormenta, perde il controllo, riduce il controllo. E tecniche subliminali sono per esempio quelle attraverso le quali si costringe la persona a dire un certo numero di sì. Quindi crei un campo affermativo per cui diventa normale continuare a dire sì. Un esempio nelle tecniche ipnotiche è molto semplice. Supponiamo che siamo in un contesto sperimentale ipnotico e mentre ve ne state così, tranquillamente seduti e ascoltate la mia voce, meglio se uso il singolare comunque, e ascolti la mia voce, e respiri e ti rilassi sempre di più, la tua mente può finalmente cominciare a liberarsi delle tue paure. Che cosa ho detto? Mentre te ne stai così comodamente seduto, più o meno siete tutti seduti, la mente cosciente, che è un radar sempre in allerta per identificare eventuali UFO, cioè oggetti volanti non identificati, per poter decidere, ecco, nel linguaggio aeronautico militare, friend or foe, cioè è amico o nemico questa traccia che sta entrando nello spazio aereo? Se è amico, perché è già registrato, annunciato, perfetto. Se non è annunciato, potenziale nemico, devo immediatamente allertare
la pattuglia che vada a vedere chi sono, che fanno, da dove vengono. Quindi la mente cosciente passa il suo tempo da sveglia a decodificare come amici, nemici, accettabili, inaccettabili, buoni o cattivi, tutti gli stimoli che vengono dall'ambiente. È una fatica, è un lavoro. Quindi non le pare vero di potersi mettere in contesti dove può ridurre il livello di attenzione, il livello di guardia, il livello di controllo. E la tecnica ipnotica classica, verbale, freudiana, tanto per dire, ai tempi di Freud, è basata su questo, cioè sul dare tutta una serie di informazioni ovvie, indiscutibili, sei seduta, sei tranquilla, sei tranquillo, sei rilassato, e la congiunzione è probabilmente la parola del vocabolario più ipnotica che esista, perché lega gli antecedenti che sono veri, sei seduta, ascolti la mia voce e addirittura respiri, pensate un po', no? Mentre stai così seduta tranquillamente e ascolti la mia voce e respiri, e sa poi che cosa geniale che ho detto, che scoop che ho fatto, e puoi rilassarti sempre di più. Quest'ultimo E invece è suggestivo, perché non è detto che tu sia rilassato, ma il fatto che io abbia detto delle cose precedenti che sono tutte vere, per come funziona la nostra mente cosciente, fa accettare come probabilmente vera anche quest'altra cosa. E quindi si innescano i processi di rilassamento, che già si innescano con il fatto che sei seduta e ascolti la mia voce e ti rilassi. E probabilmente puoi sentire il desiderio di andartene da un'altra parte, di uscire dalla solita routine e magari di chiudere gli occhi. Questa tecnica è, virgolette, efficace, ma è lenta e richiede la collaborazione della mente cosciente dell'interlocutore. Cioè io non posso ipnotizzare in linea di principio con questa tecnica un turco che non parli l'italiano, perché ho bisogno che, virgolette, capisca quello che dico. Provate a immaginare di avere in bocca un succoso limone. Proprio immaginate di addentare un limone, come probabilmente abbiamo fatto tutti, forse da bambini, forse ora. E provate a prestare attenzione alle sensazioni che si producono dentro di voi, nella bocca, addentando e succhiando il limone. Qualcuno ha avuto un aumento della salivazione? Anzi, la mano? Io stesso, insomma, per dire. Qualcuno ha notato che ha cambiato la mimica, cioè che ha fatto una specie di smorfia per il sapore del limone? Io stesso. Quindi siete stati ipnotizzati? No, è stato semplicemente utilizzato un meccanismo normale dell'ipnosi, cioè ti ho chiesto di immaginare di, nei limiti in cui siete stati capaci, perché condividiamo il codice linguistico, e disponibili, cioè a provare a immaginare di addentare un limone, che qualcuno potrebbe dire, ma chi me ne frega del limone, io non lo voglio fare, e allora non funziona. Ecco che si sono prodotti dentro di voi, a chi prima, a chi dopo, a chi più, a chi meno, dei sintomi, cioè si sono prodotte delle modifiche fisiologiche coerenti con quello che io vi ho chiesto di immaginare. Chi ha provato salivazione, chi disgusto, chi la mimica si è modificata, chi si è contratto, chi ha allappamento dei denti, insomma, quello che è. Se io avessi detto questa stessa frase a un pubblico di cinesi che non capiscono una parola in italiano, sarebbe avvenuto? Ovviamente no. Ma non perché io non sono bravo o loro non erano collaborativi, perché mancava il tramite linguistico-immaginativo.